Benvenuti in questa seconda parte della giornata di oggi dedicata a un dibattito sul tema dell'incontro e abbiamo la partecipazione di numerosi ospiti, tutti professori universitari, quindi mi perdoneranno se ometterò il titolo di professore. Nell'ordine alfabetico abbiamo il professor Henri Berestiqui delle École d'Études en Sciences Sociales, matematico relatore di una delle due conferenze della mattina in collegamento da Parigi, Marino Gatto del Politecnico di Milano, esperto di ecologia, Paolo Grossi, infettivologo dell'Università degli Studi dell'Insubria, Armando Massarenti, giornalista del Sole 24 Ore e collaboratore del CNR, Antonietta Mira, statistica dell'Università degli Studi dell'Insubria e dell'Università della Svizzera Italiana, che insieme ad Armando Massarenti ha scritto un libro fresco di stampa appena uscito dal titolo La pandemia dei dati, ecco il vaccino, e leggo solo in copertina: per orientarsi in un mondo sovraccarico di dati è necessario dotarsi di un vaccino mentale e culturale, di un pensiero critico che permetta a ogni cittadino di valutare la veridicità e la coerenza delle informazioni, delle proprie convinzioni. Il collega amico dell'Università dell'Insubria, Antonio Mario Orecchia, storico, e Alberto Vianelli, biologo, sempre dell'Università degli Studi dell'Insubria. Ringrazio molto a tutti di essere qui presenti con noi, in particolare Alessandro Cecchi Paone, che modererà l'incontro, che è già stato con noi l'anno scorso alla prima edizione di questo dibattito. Alex, prego. Grazie a te, caro prof, grazie a tutti, ben ritrovati a quelli che conosco e ben trovati a quelli che incontro per la prima volta. Il mio ruolo è quello di un po' di vigile urbano tra colleghi di grandissima esperienza, di grandissimo valore e di grandissima statura, e anche un attimo di fornire un ancoraggio al quotidiano. Vengo adesso da una trasmissione televisiva dove il mio caro amico professor Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri, denunciava ancora la indisponibilità dei dati perché i professionisti possano leggerli disaggregati e possano dare delle informazioni più sofisticate e anche più utili rispetto all'estrazione del lotto a cui assistiamo ogni giorno, in cui vengono dati dei numeri assolutamente, come dire, indecifrabili nella loro presentazione definitiva e totale. Tra l'altro segnalava il professor Garattini la difficoltà degli specialisti, al di là delle polemiche politiche, che non possono fare il loro lavoro statistico, il loro lavoro epidemiologico, il loro lavoro sociologico, proprio perché non hanno accesso ai dati e quindi non hanno possibilità di disaggregarli. Direi che siamo già nel pieno quindi del titolo della nostra riunione. I dati e i numeri, voi me lo insegnate, sono l'unica lingua comune che abbiamo nel mondo, e quindi non dare la possibilità di avere tante lettere vuol dire anche non poter fare discorsi compiuti, completi e utili. So che di questo il professor Henri Berestiqui ha già parlato questa mattina nella sua prolusione iniziale. Professor Gatto, che era previsto come secondo intervento, vedo essere esperto di ecologia, ma citato nella conferenza di Berestiqui. Quindi, professor Gatto, perdonando noi che non c'eravamo e stavamo facendo altro, se ci può dire in che senso è stata citata dal professor Berestiqui. Grazie. Ringrazio, e tra l'altro ho preparato qualche slide se volete per voi. Comunque confermo questo problema con i dati. Il problema con i dati c'è, i dati sono stati richiesti anche da me, per esempio, e i dati sono stati richiesti da varie società, la società di statistica, e questo è un problema che è emerso. Tra l'altro c'è stato un incontro dell'Unione Matematica Italiana, a cui ho partecipato anch'io, sul Covid, ed è venuto fuori da tutti i partecipanti questo problema.
questo incontro è stato addirittura prima dell'estate. Quindi il problema si è subito rivelato, i dati che sono a disposizione in maniera ufficiale, perché poi ci sono tutti quelli in maniera ufficiosa che vengono anche pubblicati nei giornali, no? Ogni giorno si dice in provincia c'è stato così, adesso va. Ma i dati dall'Istituto Superiore di Sanità purtroppo filtrano solo quelli che vengono riportati nei bollettini ufficiali. E quindi in particolare per gli studi che abbiamo fatto noi come gruppo che da tempo si occupa di epidemiologia, di ecologia delle malattie, perché vorrei chiarire che gli ecologi si occupano di tutt'altra cosa rispetto a quello che pensa. Normale. Quindi io ormai da 20 anni mi occupo di ecologia delle malattie, ho studiato colera, ho studiato schizosomiosi, eccetera. Quindi quello che, adesso se posso far vedere in due trasparenze, se posso condividere il mio schermo. Eccolo qua. Diciamo quello che ci ha attirato soprattutto all'inizio, guardate, questo è l'andamento dei dati, la cosiddetta firma spaziale dell'epidemia in Italia. Ecco, quello che ha colpito, ecco qui siamo all'inizio di marzo e poi vedete come l'espansione dell'epidemia sia stata in questo senso. Ecco, guardate subito una cosa, lì vedete indicate le province, ma in realtà i dati ufficiali che noi a disposizione sono quelli regionali, sono stati poi proiettati sulle province, così, in base alla popolazione, perché i dati che ci vengono forniti, per quanto riguarda diciamo il numero totale di positivi sono anche reperibili per provincia, ma tutti gli altri dati sono reperibili solo per regione. Ma comunque da qui vedete la firma spaziale, proprio avendo una esperienza passata sui modelli spazio, nello spazio e nel tempo di epidemie nel mondo. Io con diversi colleghi, alcuni delle Corpo Politecnico di Losanna, di Padova, di Venezia, abbiamo deciso di applicare le nostre metodiche al caso del Covid-19 in Italia. Quindi questo ci ha portato verso i primi di aprile abbiamo sottoposto questo articolo che poi è comparso il 25 aprile, mi sembra, in forma. Verso 15 aprile, per farvi la storia, abbiamo mandato una richiesta all'Istituto Superiore di Sanità dicendo: guardate, ci hanno accettato l'articolo, non siamo, credo, i primi pellegrini del mondo, no? Abbiamo fatto questo modello per l'Italia, i cui risultati, no? Se volete vi faccio vedere qua. Ecco, questo è l'andamento, vedete sulla destra, diciamo, i dati, sulla sinistra, come si comportava il nostro modello epidemiologico. E quindi abbiamo richiesto che ci venissero forniti dei dati più dettagliati, almeno sgranati a livello di provincia. La risposta è stata burocratica, chiediamo a livello superiore. Poi a livello superiore non rispondeva, allora ho rimandato un'altra richiesta, adesso è comparso l'articolo stampa, richiesta. E avanti così. Poi ne abbiamo pubblicato un secondo di articolo, che è questo. Ok, sui scenari post lockdown, tanto per darvi un po' l'idea della frustrazione, insomma. E abbiamo di nuovo, quando ci hanno accettato l'articolo, abbiamo dato un'altra richiesta di superiore sanitario, ho detto, guardate, abbiamo fatto anche questo per darci i dati. E la risposta, alla fine, andando finalmente, no, al vertice, forse, dalla segreteria del SIS, è stata burocratica, si rappresenta che i dati vengono forniti solo al Ministero della Salute, alle regioni, alle cose, e poi in un certo senso, cosa volete che mi dica. Quindi non so se chiudo qua forse, perché, ma la frustrazione dei dati c'è. Grazie, ci conferma che proprio a livello di studiosi non c'è disponibilità da parte del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, di condividere i dati disaggregati. Questa è una cosa dati, di una certa gravità. Sì. È chiaro che noi non chiediamo dati non anonimizzati, sia ben chiaro questo. Beh, ovvio. La normativa europea proibisce di fornire dati anonimizzati a chiunque, ci mancherebbe altro.
per inciso, non proibisce che comunque vengano dati a dei ricercatori. No, certo che no. Tanto è vero che alcuni ce li hanno a disposizione, no? E fanno le loro pubblicazioni, sia ben chiaro. Hanno i dati magari relativi a una ASL, a un ospedale. Questi non sono anonimizzati. Ti interrompo, Alex. Abbiamo recuperato il collegamento con Riber Estichi, che questa mattina proprio parlava di dati ricevuti dai matematici come se un chirurgo dovesse entrare in sala operatoria ad operare al buio. Prego. Beh, direi che è perfetto. Professor Berestichi, bienvenue, merci bien d'être ici avec nous. Si vous voulez faire un synthesis de la conférence de ce matin pour nous che non l'abbiamo ascoltato. Dunque, quello che dicevo, la mattina ho parlato un po' della... Ho cominciato per dire che la pandemia è un fatto sociale totale, è l'espressione di Marcel Mauss, è una cosa molto, secondo me, molto importante, nel senso che dunque la pandemia esige di avere un dialogo tra biologia, medicina, matematica e scienze sociali, perché infatti molti delle inchieste vengono fatti da fisici e matematici, ma che sono anche inchieste di scienze sociali per produrre modelli. Poi ho un po' parlato della storia della modellizzazione, che cos'è la modellizzazione. Ho raccontato un po' questo modo di costruire modelli al modo Lego, che consente l'approccio SIR, di Kermack McKendry, che è un po' un Lego, si può aggiungere compartimenti a volontà, però che anche allo stesso punto aggiunge molto flessibilità e anche allo stesso tempo con dare risultati molto notevoli, direi. Ho fatto vedere molti risultati aggiornati da ieri, che di qui alcuni sono filtrati, dati filtrati, e alcuni escono dai modelli, come il calcolo di R0, RT, che sono queste costanti importanti. E allora lì ho fatto vedere dei slides in cui ho fatto vedere i dati non filtrati e accanto i dati filtrati. Se volete posso anche farlo vedere di nuovo, però non sembra... caso. La cosa importante da capire è che i dati non filtrati sono totalmente, sembrano aleatori, cioè con delle oscillazioni tremende da un giorno all'altro. E dunque se questo è il senso della sua domanda, parlerò soprattutto di questo, dei dati. E infatti addirittura in Francia, ho fatto vedere un slide, addirittura in Francia un certo giorno c'è un numero negativo di morti. Non è che sia nascite, il numero negativo di morti non è che siano nascite, sono un numero negativo di morti dovuto al Covid-19, che devo dire la Francia è un paese molto avanzato e capace di fare anche questo. Beh, anche in Italia ci fu un giorno in cui c'era un numero negativo piccolo perché è così? Perché c'è una disinvoltura amministrativa. Comarino, mi è molto piaciuto quello che ha raccontato, che non sapevo, abbiamo parlato, ma non sapevo della tua disavventura con il ministro della sanità. Cioè, il fatto che tu hai chiesto e hanno fatto una risposta amministrativa. Ho usato proprio stamattina, vedi, non abbiamo parlato per la stessa esperienza, ho parlato di disinvoltura amministrativa. È proprio questo, perché dunque da un lato c'è la scienza che cerca di produrre le cose che possiamo fare nei nostri limiti, però appoggiandosi sui migliori dati possibili, c'è per esempio in Francia l'autorità della sanità da un giorno all'altro decide di aggiungere a tutti i morti del giorno tutti i morti del mese passato delle case di ritiro, dove fa un boom. E dunque questo subito rende impossibile quasi tutti i calcoli, dunque rende veramente difficile. Fatto anche vedere una cosa che è stata poco notata, però molto importante, molto rivelatrice secondo me, che è il fatto che
negli Stati Uniti a metà luglio, Donald Trump, il famoso Donald Trump, ha ordinato alle autorità degli ospedali, alle autorità di non fare risalire i dati al CDC. Il CDC è il Center for Disease Control americano, che si occupa, che è una cosa indipendente, un'autorità indipendente molto, molto interessante, e ha chiesto di far risalire i dati all'ufficio della Casa Bianca. Secondo me è una cosa che rivela a che punto è importante, a che punto è la questione dei dati è un fatto molto importante. Infatti, su di che cominciamo solo ora a pensare, a riflettere seriamente, cioè, ci sono stati, però sono tante domande su che tipo di dati possiamo avere, come si fa per anonimizzare, eccetera, quello che hai detto, ma io sono d'accordo. E dunque questo è molto importante. E poi ho citato un esempio in Canada, non so se l'hai presente, Marino, ho citato il caso di un comitato a Toronto che si chiama il Comitato dei Dati, si riunisce quasi ogni giorno, credo, e è composto di scienziati, di medici, di matematici, statistici, di politici, di persone dell'amministrazione degli ospedali, e ogni giorno cercano di stabilire il meglio possibile i dati. Questo è un esempio, direi, notevole, di cui noi in Francia e anche penso in Italia potremmo ispirarsi. Ecco, quello è il lato di cui ho parlato sull'aspetto dati, però c'è anche altri aspetti che ho sfiorato, come l'aspetto che l'epidemiologia non serve solo a studiare le epidemie, ma poi che è un modello matematico che va molto al di là, che parla di contagioni, di imitazioni, eccetera. E ho citato un lavoro sulle sommosse in Francia, con modelli di epidemiologia che danno risultati spettacolari. Ecco, più o meno questa è la lista. Mi hai chiesto di fare una riassunta breve, l'ho fatta. La ringrazio, professore, mi dispiace non esserci stato. Ho scoperto, come ho visto, mentre stavo finendo la domanda, perché me l'hanno comunicata sull'altro telefonino, che lei parla benissimo italiano, nessuno me l'aveva detto. Quindi ho switchato in extremis. E fingo, grazie fingo. No, finge molto bene. Questo sì. Molto meglio di quanto io non finga in francese. No, parla bene in francese. Vediamo che succede sull'inglese la prossima volta, professore. Ci troviamo su un terzo soggetto. Io avevo bisogno del professor Paolo Grossi, che si è collegato anche lui, ci sente e ci vede, perché ho una domanda di valenza divulgativo-giornalistica, ma questo è il mio ruolo qui. C'è, professore? Lei, come massimo esperto di epidemiologia, si aspetta delle sorprese quando finalmente verranno forniti tutti i dati disaggregati, accessibili e analizzabili? Non lo so, bisognerà vedere questi dati. Quello che posso condividere è il mio vissuto personale, dove molte persone che purtroppo decedono per effetto di questa malattia. È vero che molti hanno dei problemi di base a partire dall'età avanzata e altre patologie, però che certamente questa malattia comunque determina quello che è purtroppo l'esito infausto di molte di queste persone. Quindi io su questa diatriba morti con Covid o per Covid la trovo un po', non ne sono così convinto, cioè in realtà queste persone muoiono perché sviluppano questa malattia, che magari l'attesa di vita di queste persone può non essere particolarmente lunga proprio per quello che loro comunque già presentano e per l'età avanzata, ma certamente questo accorcia questo intervallo temporale che li separa da quello che è la fine naturale della loro vita. In questo momento io ero impegnato perché mi è appena morto un paziente che io seguo da oltre 20 anni, un trapiantato di fegato che faceva dialisi adesso, e ho ricoverato da me sabato proprio perché ha contratto in dialisi l'infezione. Lui era una persona molto attenta, che non usciva di casa proprio perché conosceva la propria fragilità. In realtà è arrivato qua e verosimilmente ha avuto un'embolia polmonare
che è quello che non ha consentito, nonostante quasi un'ora di tentativo di rianimazione, di poterlo recuperare. Quindi questa è una persona che è vero che l'ho trapiantato da quasi 20 anni, che aveva l'insufficienza renale in dialisi, però che conduceva una vita perfettamente normale con la sua famiglia. Quindi il Covid ha posto fine alla sua esistenza. Quindi anche andare ad analizzare nel dettaglio questi dati non sarà semplice, perché poi se uno li guarda così in modo astratto può anche dire sì, però era uno così, però in realtà poi se uno si cala nella realtà dei singoli pazienti, non tutti poi erano proprio arrivati al capolinea della loro vita. Quindi certamente Covid esercita un ruolo davvero molto pesante nel determinare quella che è l'attesa di vita delle persone che lo contraggono. Quindi la ringrazio per la risposta, tanto poi torno da lei per un ulteriore giro. Riprendo la linea con il collega Massarenti, come autore anche del libro che è stato appena presentato, perché credo che lui abbia dovuto anche cercare di spiegarsi le ragioni di questa, chiamiamola, riservatezza. Io l'ho sempre duramente criticata nei miei interventi televisivi e nel mio libro, però mi interessa a che conclusioni lui è giunto con la collega con cui ha scritto il suo testo. Sì. Intanto grazie a tutti dell'invito, grazie a Minazzi e Cassani e grazie a te Alessandro della domanda. Intanto sono totalmente d'accordo con te che la mancanza di trasparenza è sempre qualcosa di assolutamente negativo, soprattutto perché i cittadini sono in grado, anche se magari non hanno tutti gli strumenti, il nostro libro vuole mettere nelle mani di chiunque gli strumenti di base anche della logica, della matematica, della teoria delle probabilità, le cose che si dicevano questa mattina, che Berestichi ci ha detto molto bene, anche quel range di scienze, insomma, non è che tutti possono, non è che la casalinga di Voghera, che pure veniva evocata, può sapere tutte queste cose, però i cittadini non sono così stupidi da non capire se dai dati vengono messi a disposizione, soprattutto se vengono interpretati nel modo giusto e vengono forniti da una comunità scientifica che sa come gestirli e come divulgarli. Quindi sulla trasparenza io sono totalmente d'accordo. È comunque il primo passo, il passo più importante per intanto liberarci un po' da questo paternalismo, no? Cioè prima si parlava anche di burocrazia, di risposte burocratiche. Nel nostro libro parliamo di un personaggio eccezionale della storia della cultura italiana, che è Bruno De Finetti, che definiva tutti questi passaggi. Lui parlava della burocrazia come di burofrenia, no? Cioè di una qualcosa come un sistema che ti spinge verso quella che lui non aveva remore e chiamava imbecillocrazia. Cioè nel senso che siamo tutti un po' più stupidi nel momento in cui dobbiamo valutare dei dati che non sono precisi, che sappiamo benissimo che non sono omogenei, eccetera, eccetera. L'idea del libro è quella di costruire un po' questi strumenti, fornirli nella maniera più chiara, in maniera anche divertente, perché poi parlando, quando si parla di probabilità e quando si parla di proprio delle scienze di cui parlava questa mattina Berestichi, ma anche di cui parlava Carlo Sini nell'altro suo intervento, no? Facendo il suo rapporto tra biologia e società, quell'intreccio tra medicina, biologia, matematica e scienze sociali permette anche di individuare dei saperi trasversali di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato anche oggi, sia pure implicitamente, che costituiscono una sorta di nucleo di competenze che sono il pensiero critico. Quindi il nostro libro si intitola La pandemia dei dati, ecco il vaccino è il pensiero critico. Allora, supponiamo di essere nella situazione ideale di averli, questi dati, quelli veri, e a quel punto è chiaro che noi, se abbiamo dotato la nostra mente, anche quando ci sono quelli veri si possono sempre manipolare, sia chiaro, no? Cioè, noi sappiamo bene che la statistica può mentire, no? Però è più facile mentire senza i dati che con i dati, diciamo, nel momento in cui li si... Per dirlo con una battuta, ecco, con una delle battute che trovate nel libro. Quindi noi dobbiamo, insomma, immaginarci una situazione dove, visto che qui abbiamo anche come pubblico un pubblico di insegnanti, un pubblico di studenti, immaginarci una situazione in cui, per esempio, l'educazione civica include questi saperi, include queste conoscenze. Noi abbiamo visto questa mattina un bel esempio di divulgazione scientifica
che ha fatto da Berestichi quando ci ha postato la ola, no? Ci ha fatto vedere la metafora della ola, che poi è più di una metafora, perché funziona anche proprio come meccanismo per capire come funziona un contagio e come appunto noi possiamo immaginare questi fatti sociali totali anche attraverso delle, insomma, dei modi che possono renderli visibili e addirittura palpabili da un grande pubblico. Quindi bisogna fare un grande lavoro non solo di divulgazione, come noi cerchiamo di fare, ma anche il nostro libro è rivolto anche alle scuole, è rivolto anche a quell'insegnamento che parte proprio quest'anno, rinnovato nei suoi metodi, che è l'educazione civica. Abbiamo scritto quindi un'appendice proprio di materiali vari che riguardano appunto il modo in cui consolidare queste capacità di leggere i dati e di leggere anche gli strumenti, appunto, perché anche sempre Berestichi questa mattina faceva riferimento al fatto che la gente comune fa fatica a percepire, per esempio, le curve esponenziali. Si fa fatica, ma tutti noi siamo dotati di capacità cognitive che sono abbastanza studiate, peraltro, sono a loro volta materia scientifica, no? Studiare in che modo i nostri bias ci impediscono di vedere alcune cose o come ci spingono a non capire bene, per esempio, le curve esponenziali. Lui faceva quel bello esempio, ecco, per fare un altro bello esempio di divulgazione che può capire chiunque, l'esempio della scacchiera, no? Del chicco di riso, scusate, che poi diventano 2, 3, 4, 5, quindi esponenzialmente diventano milioni forse miliardi, continuando in questo gioco. Ecco, si tratta un po' così, però è chiaro che l'elemento principale è quello della trasparenza. Allora, tutti questi strumenti di cui io parlo riguardano il tool degli strumenti di base del buon cittadino, secondo me, come deve essere oggi concepito. È chiaro che se poi al cittadino, anche dotato del senso critico di cui che noi auspichiamo, mancano i dati, così come mancano agli studiosi che quel senso critico hanno già ampiamente sviluppato e elaborato, è chiaro che qui c'è qualcosa di più grave che riguarda il nostro tessuto civile, probabilmente non solo italiano, ecco. Però devo dire che in Italia non si capisce bene perché ci siano anche, non so, l'Istat, che è un ente che ha una grossa autonomia, non si è stata coinvolta in maniera maggiore in questa raccolta e diffusione dei dati, per fare solo un esempio. Cioè, insomma, siamo un po' schiavi di una serie di meccanismi tipicamente italiani, dove poi alla fine cosa prevale? Prevale una forma di paternalismo, una forma di autoritarismo che è una cosa molto antipatica, ecco, perché che i cittadini percepiscono in maniera sempre poco gradevole. Non so se ho risposto alla tua domanda. Hai risposto benissimo, ti ringrazio. Tra l'altro hai giustamente chiamato in causa la tua coautrice Antonietta Mira, perché tu hai giustamente richiamato la necessità anche di comparazione, che è sempre importantissima in qualunque disciplina, per cercare di capire se uno si sta muovendo nella direzione giusta. E vedo che Antonietta Mira è contemporaneamente una docente da noi e una docente in Svizzera. Per cui, se lei mi sente e mi vede, volevo proprio chiedere a lei se ci racconta se ci sono divergenze, differenze, somiglianze o addirittura se c'è identità nel modo in cui la popolazione viene informata quotidianamente dell'andamento della pandemia in Svizzera e se ci sono gli stessi problemi che hanno gli studiosi italiani ad accedere ai dati disaggregati. Grazie. Purtroppo il problema è comune, cioè in Svizzera ugualmente ci sono problemi ad accedere ai dati, anzi se vogliamo è ancora peggio, perché ci sono, essendo una confederazione, ogni cantone più o meno fa da sé e gli standard di raccolta dei dati, se non per alcune categorie, per esempio i decessi, c'è una scheda decessi come è stata fatta in Italia che è uniforme per tutti, però per tantissime altre variabili ogni cantone va da sé e anche lì non è facile accedere ai dati. E per quanto riguarda questo problema, secondo me non è solo una questione di trasparenza il fatto di non avere accesso ai dati, è anche una questione di innovazione e di democrazia.
I dati sono il nuovo petrolio del XXI secolo e se guardiamo alle 5 imprese con maggior capitalizzazione sui mercati mondiali fino al 2011 erano Exxon, Shell e Total. Dal 2016 le 5 più grandi imprese per capitalizzazione mondiale sono Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook, imprese che hanno fatto della generazione dei dati il loro core business e fino a 30 anni fa non esistevano. E quindi i dati sono un fattore di produzione e un prodotto nello stesso tempo. E questo determina delle conseguenze non solo sociali ma anche economiche. E in parallelo le persone sono contemporaneamente fruitori e produttori di dati. E quindi è importante riflettere sul valore che i dati producono. Quindi è una questione di innovazione ma anche una questione di democrazia. Perché oggi il fatto di non poter prendere le decisioni migliori nell'interesse di tutti perché non abbiamo i dati su cui basarle mette un po' in gioco la democrazia, anzi se vogliamo estremizzando il Covid è un po' una crisi delle democrazie e possiamo andare a vedere altri paesi come la Cina o il Sud Corea che hanno messo in atto delle politiche di condivisione dei dati e per esempio molto più forti, certo limitando le libertà dei cittadini, ecco, senza arrivare a quegli estremi perché lì la democrazia viene poi addirittura negata, però il fatto di avere dei dati aperti, aggiornati e tempestivi è fondamentale. I dati in fondo siamo noi e non possono essere proprietà solo di chi ne ha coordinato la raccolta. È vero, i dati dei Covid raccontano delle storie di persone vere, di persone ammalate, guarite, decedute e proprio per questo devono essere un patrimonio dell'umanità e la situazione italiana non è diversa dalla situazione in Svizzera e non è diversa dalla situazione di altri paesi. Se pensiamo alla dichiarazione di Berlino sulla scienza ad accesso aperto è del 2003, ma ancora manca la cultura del dato e mancano dei criteri di classificazione comune che portino poi a un costante aggiornamento strategico e quindi l'auspicio è di poter creare una piattaforma comune di condivisione dei dati a livello italiano ma diciamo a livello mondiale perché è uno sforzo mondiale quello che stiamo facendo e solo così i modelli che hanno questo vincolo del garbage in, garbage out, cioè ci si mette dentro della spazzatura, le previsioni non possono che essere poco affidabile, esatto, e riusciremo ad uscire da questi problemi. Quindi un problema di trasparenza, un problema di innovazione, un problema di democrazia. La ringrazio tanto e mi complimento per il suo sfondo. Rappresenta qualcosa che la riguarda? Certo, è un'immagine del libro. Questo è il buon cittadino che si prende cura dei suoi dati, perché il cittadino deve appropriarsi dei suoi dati, perché come dicevo prima i dati sono un bene comune, per cui questo empowerment, insomma ridare accesso o valorizzare i dati che come dicevo prima hanno valore, imprese guadagnano miliardi grazie alla proprietà dei dati che noi regaliamo nel momento in cui affidiamo le nostre vite alla tecnologia. Quindi, pensiamo anche, complimenti ancora perché è anche molto bella come grafica, pensiamo che in queste settimane la disponibilità di dati veri, falsi, manipolati o aggirati determina il colore delle regioni e quindi determina anche il livello di chiusura, di lockdown a cui sono sottoposte le varie regioni e voi sapete che ce ne sono alcune che hanno richiesto l'invio degli ispettori del Ministero e dei Carabinieri del NAS perché non convincevano. Tutti sappiamo, lo dico con molto rispetto perché sono per metà terrone campano, che la campagna gialla, se non ci fosse stata dietro la tragedia dei morti, dei malati e delle sofferenze, faceva ridere i polli. E infatti immediatamente dopo l'invio degli ispettori e dei carabinieri è diventata neanche arancione, è diventata subito rossa, come tutti sapevamo fosse fin dall'inizio. Però i dati invece dicevano, questi famosi numeri misteriosi, che era gialla. Quindi, professor Orecchia, da storico, ho bisogno di lei. Il potere in qualche modo ha sempre tenuto nascoste le informazioni, in questo caso i numeri, proprio perché se no il potere in qualche maniera viene indebolito. Però mi chiedo, in democrazia, come diceva la professoressa, così non va. La professoressa sottintendeva il famoso detto conoscere per deliberare. Qui come facciamo a deliberare se non conosciamo?
Sì, bella domanda impegnativa. Innanzitutto volevo ringraziare tutti per questo invito che mi fa molto piacere, il professor Cassani, l'amico e maestro Fabio Minazzi con cui lavoriamo da anni e quindi grazie mille per questo invito. Sì, mi fai una domanda impegnativa e in effetti stavo ragionando appunto anche sentendo i colleghi che i dati e i numeri sono un problema, ma sono un problema anche le parole. Parole che si rivolgono, diciamo, per quello che riguarda i miei studi, a tre aspetti, cioè la storia, la politologia e l'opinione pubblica. Faccio due esempi al volo e poi proprio a pochissimi minuti. No, ma sono io che ti ho provocato, quindi adesso ascolto con attenzione. Vi faccio solo un esempio per dare il senso, no? Dati e parole che servono però per una logica di costruzione dell'opinione pubblica sulla quale dovremmo discutere a lungo. Facciamo il caso del piano Marshall. Allora, qui sono anni e soprattutto sono mesi che esponenti importanti, a ventaglio, da destra a sinistra, non è quello, compresa l'Europa, che parla di piano Marshall. Bisogna fare il piano Marshall. Ho qui due citazioni, anche Ursula von der Leyen. Sono necessari investimenti sotto forma di un piano Marshall, ha detto. Paolo Gentiloni, abbiamo bisogno di un piano Marshall europeo. Cito solo questi due perché sono due istituzioni. Scendiamo e tutti voi, quante volte avete sentito parlare di piano Marshall in questi mesi? Ora però c'è un problema. Il piano Marshall messo così, da parte in particolare della nostra classe dirigente nazionale, si aggiunge sempre a una parola, cioè ma privi di condizionalità, che già il termine è terrificante, no? Ecco. Ora, però c'è un piccolo problema. Il piano Marshall non era privo di condizionalità. Il piano Marshall era la condizionalità. Dei vincitori. Per fortuna dei vincitori, ma comunque dei vincitori, altro che condizionalità. Esattamente, cioè, ma il piano Marshall, quando viene proposto dal segretario di Stato George Marshall il 5 giugno del 47 ad Harvard, tra l'altro in occasione di un discorso in una università, non per caso, bene, allora fu accolto, non so, Ernest Bevin, ministro degli esteri britannico, disse una fune lanciata a uomini che stavano annegando, perfetto. Tutti accettano il piano Marshall, ma il piano Marshall prevedeva una gestione europea attraverso l'ECA, cioè attraverso la Economic Cooperation Administration, e una gestione coordinata dall'OECE, cioè l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica. Non solo, gli Stati Uniti controllavano dove andava a finire ogni singolo dollaro. E vado oltre. Facciamo caso italiano. Poco prima delle elezioni del 18 aprile del 1948, Marshall disse espressamente che se le elezioni non fossero andate come, diciamo, gradivano gli americani, e cioè se avesse vinto il Fronte Popolare, Comunisti e Socialisti insieme, Marshall disse prenderemo atto che l'Italia si è autoesclusa dal piano Marshall. Allora, il piano Marshall era tutto condizionato e peraltro, a mio parere, come è giusto, sia chiaro, ma era totalmente condizionato. Allora, come si costruisce l'opinione pubblica, o meglio, come si creano dei problemi con l'opinione pubblica? Facendo passare il piano Marshall per una sorta di regalo a fondo perduto che ci hanno dato. Non fu così, tant'è che gli Stati Uniti, nei loro country report periodici, basta andare a leggerli, cioè le risse furibonde degli Stati Uniti con la nostra classe dirigente democristiana, e non solo democristiana, ma non con i comunisti, cioè quelli che hanno vinto le elezioni, sono all'ordine del giorno e gli americani accusano il governo italiano per la gestione generale dell'economia, per la lentezza, per la lentezza delle applicazioni, per la corruzione e per l'evasione fiscale elevata. Cioè, non fu una passeggiata al piano Marshall, fu esattamente il contrario. Poi, grazie al piano Marshall, è partito il boom economico. Il PIL europeo in quei 4 anni cresce del 37%, ma va benissimo, però l'opinione pubblica pensa che col piano Marshall ci abbiano regalato dei soldi. Non è così, ma questa è la responsabilità della classe dirigente che fa passare questo discorso. E questo è uno, poi dopo se volete approfondiamo. L'altro discorso invece che mi interessa è proprio legato ai dati, è quello che è accaduto da marzo in avanti, cioè
quasi 40 task force, tra cui la meravigliosa Donne per un nuovo rinascimento, che non ho ben capito cosa fosse, le quali task force hanno occupato, io ho provato a fare i conti, devo confessare che a un certo punto ho piantato lì, dopo gli 800 membri delle varie task force italiane, cioè quattro volte il numero del nuovo Senato, a fronte della riforma. Ora la domanda, vedete che i dati poi arrivano, è: ma cosa è successo qua? Il ceto dirigente italiano politico, cioè, attenzione, gli unici delegati ad esercitare la sovranità e a prendere le decisioni, popolari o impopolari che siano, hanno abdicato perché c'è un problema di selezione di classe dirigente e quindi emerge che la classe dirigente è totalmente impreparata. Guardate che io la sto buttando lì e non, ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe altro. Non sto facendo polemica, nonostante il tono, non sto facendo polemica, lo giuro. Quindi o la classe dirigente ha abdicato, oppure la classe dirigente si è resa conto di non essere in grado di gestire e quindi ha abdicato, e allora noi dobbiamo ragionare su come è stata selezionata la classe dirigente, oppure peggio ancora, poiché le decisioni da prendere sono decisioni impopolari, la classe dirigente si nasconde dietro la scienza. E questo però, francamente, come hanno insegnato, così la butto lì, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, gli unici delegati a prendere decisioni sono coloro che esercitano la nostra sovranità. E questo deve essere... Mentre quello che pare è, aspettiamo, sentiamo cosa dicono loro e io agisco di conseguenza. Infine chiudo con una cosa volante, scusate, mi sono anche dilungato troppo. Opinione pubblica, appunto, gestione del potere della politica. Allora, qui c'è anche un problema però legato agli strumenti di costruzione di indirizzo dell'opinione pubblica, perché io adesso non ve lo faccio, l'ho qua, se volete poi torniamo. Io ho preso il Corriere della Sera, essendo abbonato, in modo da così non polemizzo. Se voi, settimana scorsa, il Corriere della Sera, mercoledì scorso, il sito del Corriere della Sera, cioè il cartaceo del sito, le prime 100 notizie, ecco, 94 erano legate al Covid. Allora, è vero che il Covid ha invaso qualsiasi settore della nostra esistenza. Uno dice, voglio guardare un po' di sport, lo sport è legato al Covid, cioè tutto è legato al Covid. Però è chiaro che in questo modo, con questo monopolio assoluto, è chiaro che l'opinione pubblica diventa ansiosa. Poi attenzione, un giornalista come te, Alessandro, anch'io scribacchio sui giornali, è chiaro che il giornalista ti dice, queste sono notizie, io le devo riportare. Però è chiaro che invece noi dobbiamo, su questa cosa, secondo me, anche su questo è un tema sul quale si potrebbe discutere, insomma, no? Chiudo qua, sì. Non so se ti ho risposto, ma insomma, mi hai risposto molto bene, mi hai dato modo di parlare di un orrendo termine che io cito perché è stato coniato e diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in qualche maniera poi lo riferiva anche a se stesso, che è il termine di infodemia. Cioè abbiamo avuto un'epidemia di numeri non controllati, non controllabili, non analizzabili, ma come tu dicevi un delirio dal punto di vista comunicazionale. Tu giustamente facevi riferimento ai giornali e il collega Massarenti poi potrà confrontarsi con te direttamente su questo, ma se mi consentite, in televisione qualunque rete comincia dalla mattina alle 6:30 con la Morning TV e finisce con l'ultima Nightline a 1 di notte parlando esclusivamente di Covid in qualunque tipo di contenitore, in qualunque tipo di trasmissione, in qualunque tipo di talk show. E questo vi assicuro, molti di voi frequentano l'estero, anche se con le difficoltà di questo periodo, succede solo in Italia. Se posso chiudere, proprio perché poi mi taccio, lo giuro. Cioè il punto è che c'è il rischio che si sia creato una sorta di overload informativo. Sicuro. Che porta in realtà una opacità sociale dentro la quale nascono e crescono i negazionisti, tutta questi soggetti singolari qua. Ma è il paradosso, ma non lo scopriamo noi, c'è un'ovvietà. Ti posso dire che sono d'accordo con te, perché io proprio adesso in televisione 2 ore fa dicevo che mi chiedevano
del perché tanta gente nei sondaggi dice che non si vuole vaccinare. Abbiamo un 60% attualmente, io sono convinto che scenderà, ma proprio perché c'è un tale delirio di informazione e gli esperti si litigano in pubblico se si vogliono far vaccinare o no, perché sì, perché no, che il minimo che possa succedere, al di là dei terroristi sanitari, al di là degli ignoranti irrecuperabili, al di là dei paranoici, c'è una fascia di persone per bene che non ha gli strumenti e che non riesce più a capire. Se un microbiologo dice che non si fa vaccinare, perché una persona che fa un'altra cosa nella vita non dovrebbe avere i suoi dubbi? Ovviamente sono dubbi sbagliati, in realtà si risolve sul fatto che veniva chiesta l'approvazione e la registrazione degli enti regolatori, ma non ho capito perché su questo si sia a discutere. È ovvio, chi è che di noi prenderebbe una medicina non approvata dall'AIFA, dall'EMA, dall'FDA? Torniamo un attimo a Massarenti, che mi serve come snodo, perché è un collega che sull'infodemia potrebbe dirci veramente tante cose. Io ho molto apprezzato, perché è quello che faccio anch'io e dovrebbero fare tutti, che tu per scrivere il tuo libro abbia chiamato la professoressa con i disegnini, perché nessuno di noi, divulgatore per quanto esperto, ha bisogno di qualcuno che faccia, come dire, da fonte, ecco. Non hai notato anche te l'assoluta assenza di intermediazione? Cioè, io credo che l'infodemia e il delirio anche sui numeri nascano dal fatto che hanno chiesto a noi giornalisti di parlare direttamente con gli esperti, che non sono in Italia spesso capaci di comunicare come gli anglosassoni, e è mancato un pezzo di mezzo, che è il pezzo appunto del mediatore linguistico, scientifico, matematico. Noi siamo persone piuttosto per bene, piuttosto preparate, tu hai chiamato la professoressa, io chiamo Garattini, ma molti non l'hanno fatto. Cioè, le stesse persone che intervistavano i politici, gli economisti o i coinvolti in fatti di cronaca hanno intervistato gli scienziati. Ma scusa, facendo... Senti Paone, perché chiami Garattini, che è un farmacologo? Scusami, perché è un bravissimo... è la cosa fondamentale. Perché è un bravissimo... chiami perché è famoso, non perché è esperto. Chiamo Garattini perché è bravissimo a spiegare alla gente comune il metodo scientifico, cioè il rigore dei passaggi del rapporto fra le premesse e le conseguenze. Ma guardate che la maggior parte delle panzane che vengono propinate alla gente sulla scienza viene da scienziati. Perché l'articolo che dice che le vaccinazioni fanno venire l'autismo è stato pubblicato su Lancet e poi ritrattato, signori. La maggior parte delle fake news scientifiche, ohimè, vengono da scienziati. Convinciamoci di questo. Vengono da scienziati, nella maggior parte dei casi. Tutte le fake news sulla climatologia, che si dice che l'uomo non è responsabile, non è dovuta ai gas serra, lasciatemelo dire come ecologo, vengono da scienziati incompetenti, che però da voi, scusate, vengono considerati delle persone, siccome hanno studiato i buchi neri, e allora sarebbero degli scienziati attendibili. Invece, ohimè, non c'è un'etica scientifica in cui uno dice: guardate che di questa cosa io non sono competente, e allora mi rivolgo ai competenti. E il Covid è stato proprio l'esempio. Tutti sono diventati epidemiologi, tutti, economisti, astronomi, tutti. E, ok, senza migliorare. Allora, e l'altra cosa che non è, i dati, non è che è la burocrazia che tiene indietro i dati. Signori, l'Istituto Superiore di Sanità è fatto in buona parte da ricercatori, e questi i dati sono il petrolio dei ricercatori. Da dati non si fanno le pubblicazioni, senza le pubblicazioni non si va avanti, e quindi se uno i dati se li tiene stretti è chiaro che poi invece può fare delle pubblicazioni di livello degli altri, e quindi i dati vengono rilasciati solo ad alcuni. La questione è questa. Dopodiché vorrei anche dire però che non è che l'Istituto Superiore di Sanità sono dei pellegrini, sia ben chiaro. Hanno degli epidemiologi anche molto valenti, quindi non esagererei né in un senso né nell'altro. Però guardate che, signori, buona parte delle colpe
sono di noi scienziati, ohimè, questa è la verità. Questa è la mia opinione. Alessandro, abbiamo recuperato il collegamento audio con il professor Vianelli. Allora, professore, io volevo sapere una parola di speranza, ma magari non ce l'ha neanche lei. Ha trovato dei dati che sono stati utili, su cui ha potuto lavorare, su cui ha potuto fare le sue ricerche? Ma allora, i dati che uso io sono essenzialmente dei dati di sequenze di DNA, quindi dati di genomica dei virus. E gliel'han dati questi? Quelli presenti sulle banche dati. Il problema, a mio parere, non è solo sul fatto di metterli a disposizione o meno. Il mio parere è sulla qualità e sulla competenza di chi gestisce questi dati. Cioè, io domando ai presenti, professor Gatto, al professor Beristichi, non potrebbe anche essere che comunque non c'è un livello organizzativo e di competenza tale all'Istituto Superiore di Sanità per poter fornire i dati? Cioè, non è detto che ci sia una volontà di non darli, e io non escluderei anche. Comunque, questa era un'osservazione. No, quello che voglio dire... grazie, ma approfondirò, grazie. No, quello che voglio dire è che mi sembra che, perlomeno per quanto riguarda la mia competenza, quindi prendiamo il genoma del virus, la qualità dei dati e la scarsa attenzione a tutta una serie di aspetti sul funzionamento di questo virus, che non fossero il recettore, che si immaginava fin da subito sarebbe servito come bersaglio per il vaccino, è mancata la ricerca ed è mancata. Però attenzione, è qualcosa che io avevo già visto anche negli anni precedenti, cioè non sono sorpreso. Come dirò una cosa banale, ma voglio sottolinearlo perché davvero si vede in tutti i campi, dall'educazione universitaria ai dati. I problemi che c'erano già prima sono stati amplificati. Io non ho visto sorgere nuovi problemi. Io credo che il problema dei dati ci fosse anche prima. C'era meno urgenza, no? C'era di averli, c'era così, c'era anche, sì, diciamo, sostanzialmente minore urgenza, minore necessità, per esempio, un gruppo di lavoro, noi abbiamo rivisto la qualità dell'annotazione delle sequenze nucleotidiche della banca dati americana in collaborazione con loro. È stato un lavoro di anni, cioè voglio dire che anche i siti dove ci si aspetta che la qualità dei dati sia al massimo, non è così, è necessaria una cooperazione che però richiede apertura e trasparenza e possibilità di comunicazione. Quindi due persone americane sono venuto a lavorare con noi e abbiamo potuto unire gli sforzi. Quindi il problema, nel caso dell'Istituto Superiore di Sanità, è, mi pare, spero, quello che sto sentendo con l'Accademia dei Lincei, che ci sia una interazione, cioè che le persone entrino da un organismo all'altro, si parlino, più che il continuare a chiedere, bisogna integrarsi. È chiaro che ci vuole la volontà di farlo. Ecco, questa... Mi sembra una bellissima, mi scusi professore, una bellissima occasione che lei mi dà. Io spero di incontrare il professor Gatto in pubblico per discutere di quello che lui ha detto, perché in effetti, che è successo? Paolo Grossi è andato nella riunione di unità di crisi all'ospedale. Lo salutiamo e gli auguriamo buon lavoro. Perché io più volte ho detto che da divulgatore scientifico, ma anche da promoter scientifico, come si dice nel mondo anglosassone, mi sono disperato da quando è iniziato il Covid, perché io che ho sempre difeso il ruolo sociale degli scienziati, mi sono trovato e mi trovo in difficoltà quando li vedo battibeccare in pubblico in maniera sempre, sempre più pesante. Però io vi do un motivo per questi battibecchi. Il Comitato Tecnico Scientifico, come racconto nel mio libro, è stato creato e formato in maniera romanocentrica e misogina. Sono tutti maschi e tutti romani. Allora, questo vi fa capire perché illustri colleghi milanesi, torinesi, liguri e napoletani, che non sono stati chiamati pur avendo i titoli, hanno cominciato a scorrazzare in televisione facendo il controcanto.
Quindi, come diceva Vianelli, forse le cose si spiegano neanche con il complottismo politico, con l'autoritarismo, ma perché ci sono delle guerre per bande scientifiche. Non è che la scienza in Italia non subisca i collateralismi politici, le raccomandazioni, le guerre di potere, e quindi molte crisi pubbliche tra scienziati, il che non le rende meno gravi, sono avvenute perché ci sono state delle vendette. Non ho mai messo nel CTS e io ti faccio tutti i giorni su tutte le reti televisive il controcampo. Quindi forse dovremmo fare un convegno su questo, ma è un po' miserevole, avremo anche delle terribili conseguenze, perché per la prima volta nella storia d'Italia la scienza aveva una centralità assoluta, aveva preso una centralità assoluta, dopodiché purtroppo, ahimè, è stata parecchio sprecata. Avevo chiesto un parere su questo a Massarenti sull'infodemia. Insomma, avete detto molte cose, c'è anche un po' un'accusa alla categoria dei giornalisti che in parte io condivido, devo dire la verità, da parte di Gatto. Io nel nostro libro facciamo un lungo capitolo sull'infodemia e sulle fake news. E il vaccino serve anche, il vaccino mentale di cui parlavamo prima, serve anche a capire come funziona questo meccanismo. Ora, detto in maniera estrema sintesi, quello che è mancato nel nostro sistema informativo, con tutte queste giornate campali in cui non si parla d'altro, e di giornate campali in televisione e di giornali che non parlano d'altro, confondendo le idee, quello che è mancato è forse proprio dal punto di vista delle autorità pubbliche il prendere in mano alcune informazioni istituzionali. Una proposta, per esempio, che faceva Gilberto Corbellini, un bravo storico della medicina, era quella di dire: ma scusate, chi è una delle persone più ascoltate dagli italiani? Ma qui stiamo parlando non neanche delle persone più accorte, più colte, eccetera, proprio della massa degli italiani. Quando si parla di scienza, lui faceva il nome di Piero Angela. Sono 50 anni che parla di scienza in Italia. Se avessimo fatto una cosa, reti unificate, per un certo numero di sere, in cui si dicevano le cose fondamentali, che sono 5 o 6 che un cittadino deve sapere, quelle fondamentali che non lo confondono totalmente. Poi tutto il resto riguarda la normale disputa tra intellettuali, anche tra scienziati. Poi sono d'accordissimo, gli scienziati non sono diversi dal resto dei cittadini quando esprimono le loro posizioni personali. Se io prendo qualunque scienziato, lo faccio parlare di un'altra disciplina, non si comporterà niente meno che come l'uno vale uno di cui ci siamo abituati in questi tempi, in cui chiunque può dire la sua, e quindi non è un buon modo di tirare in ballo gli scienziati, perché poi questi si prestano appunto, come dicevi giustamente tu, a vendette personali, ma anche semplicemente in buona fede. È un effetto che gli psicologi hanno studiato tanto tempo fa, che l'inesperto, il neofita in una certa materia, si sente molto più sicuro di colui che invece la studia da un sacco di tempo, perché chi studia da un sacco di tempo una cosa conosce bene tutti i limiti, no? Tra l'altro, il nostro libro con Antonietta Mira è nato proprio dalla consapevolezza dei limiti, dei limiti della possibilità di fare previsioni accurate, perché ci siamo sentiti a febbraio proprio con l'idea di poter costruire, lei stava già costruendo un modello insieme in una situazione di cooperazione scientifica internazionale, ma la scarsa qualità dei dati. Dopo un po' che discutevamo, io dicevo, sarebbe bello pubblicare tutti i giorni su un giornale autorevole come Sole 24 Ore, che con il cui lavoro dei dati con anche degli azzardi previsionali, ma fatti attraverso la scienza statistica. E vedendo che appunto non era possibile a causa della scarsa qualità dei dati, abbiamo deciso che era molto meglio concentrare la nostra attenzione sulla costruzione di un libro, che è quello appunto che è uscito adesso, in cui noi facciamo vedere anche come funziona la scienza, cioè appunto l'onestà intellettuale dello scienziato sta nel dire una cosa non bella sapere. Che mi è piaciuta in questi mesi è che molti scienziati, quelli che io amo di più peraltro, hanno spesso ripetuto questa frase socratica: so di non sapere, che non è come il famoso racconto di Cantile Campanile, che c'era questo ragazzo che alla maturità essere promosso solo perché ripeteva sempre questa frase, perché gli scienziati lo dicono con cognizione di causa. Quando dicono di non sapere, sanno, è perché sanno tante altre cose che gli permettono di dirlo, mentre il neofita
dice di sapere, ma in realtà non sa di non sapere, no? Ecco, scusate il bisticcio, ma è proprio questo il punto. L'infodemia è causata da questo, cioè dal fatto che le persone che non sanno pensano di dire delle cose con estrema sicurezza, le persone che sanno siano messe in difficoltà proprio dal fatto che c'è una gran cagnara. C'è una bella espressione che aveva usato Chomsky tanti anni fa, non a caso nel 1984, cioè l'anno che dava il nome a Orwell, al romanzo di Orwell, che le domande fondamentali che noi dobbiamo farci sono due. Una è la domanda di Platone: perché noi sappiamo così tante cose pur con così pochi stimoli, cioè nel senso che noi abbiamo questa conoscenza del linguaggio, abbiamo grandi capacità innate che ci permettono di orientarci bene nel mondo, ma l'altra domanda importante è perché sappiamo così poco pur avendo così tante informazioni. Ecco, l'infodemia è una situazione di questo tipo. Più ci si danno informazioni, magari anche corrette, più ci si raccontano casi individuali di persone che hanno avuto l'esperienza di questo tipo e quest'altro, più perdiamo alcune coordinate di fondo che invece si perdono in questa grande confusione. Noi avremmo dovuto avere un'informazione, ripeto, di tipo istituzionale molto forte, cui supplisce ogni tanto Mattarella, ma non basta. Ecco, cioè non basta che ci sia il Presidente della Repubblica che ogni tanto, come una maestrina, ci dica le cose. Bisognava farlo in maniera più sistematica, in maniera che non veniva neanche in mente di passare le giornate intere a parlare di questo, perché tutti avevano già l'idea abbastanza chiara almeno su quelle 3-4 cose su cui non ci sono dubbi. Armando, posso dirti due cose? La prima è che io ho più volte proposto di dare ai due Angela, riconosciuti da tutti gli italiani come dei mediatori culturali e scientifici a cui tutti credono, di dargli quello spazio. L'ho detto ai dirigenti della RAI, alla Commissione parlamentare di vigilanza, al Consiglio d'amministrazione. Hanno parlato tutti, come tu hai visto, tranne loro. È un mistero questa cosa. Cioè, i più bravi a comunicare sono stati esclusi dalla comunicazione di un momento fondamentale, ma è una cosa di cui dovranno render conto, perché non è possibile, è una cosa stranissima. E la seconda cosa, Mattarella è bravissimo, ma noi abbiamo avuto, a proposito di classe dirigente, come diceva Orecchia, abbiamo avuto il problema di non avere una come la Merkel, che voi mi insegnate a ben due lauree, una fisica e una matematica, quindi quando lei parla di curve, di contagi, sa esattamente come parlarne, perché sa esattamente di che cosa parla. Comunque, io volevo scusarmi in anticipo, il professor Cassani sa che io ho un altro impegno sempre su un'altra piattaforma di carattere, in questo punto, universitario, quindi io ti lascerei, prof, il fischietto del vigile, per andare avanti nella vostra interlocuzione. Mi permetto anch'io di mostrare il mio libro, che è Covid Segreto, dove credo che voi sappiate già tutto, ma quello che eventualmente non sapete, del perché non ci sono i dati, di come hanno fatto il CTS, del perché sono state prese delle decisioni piuttosto incomprensibili, del perché ci sono queste risse scientifiche ancor prima che risse politiche, beh, potete trovarlo, l'ho scritto insieme col vice ministro della sanità Sileri, che è una persona a cui il pubblico dà molta fiducia, perché è un medico e quindi parla in maniera molto chiara, molto sintetica, molto esplicita, come dice lui, come quando deve comunicare a un paziente che deve tagliare, perché è un chirurgo addominale, perché lo fa, con quali possibilità di riuscita e con quali percentuali di rischio. Vi ringrazio tutti, mi scuso, ma era già previsto che alle 16:15 avessi un altro collegamento. Spero di rivedervi, di risentirmi presto. Se Armando legge il mio libro, io leggerò il tuo. In altri tempi avremmo fatto una bellissima presentazione pubblica insieme, porca miseria. No, davvero. Ma scusa, caro Cecchi Pavone, è vero che Sileri ha detto che i tamponi vanno fatti 10 giorni dopo il contatto? Sì, è vero. Scusami, ma è per forse mica ho detto chirurgo, che Sileri, no, fa il medico chirurgo, i tamponi vanno fatti ai 5 giorni dopo il contatto. Questa è la verità, perché è il momento in cui si è presintomatici, che è circa 5 giorni, è il momento di massimo carico virale. Quindi vedi, questo è un altro esempio. Professore, tu c'hai qualche problema? Se avesse chiesto forse ai medici competenti, non l'avrebbe detto. Professore, la prima te l'ho fatta passare e ti ho dimostrato che Garattini, lo chiamo non come farmacologo, ma come bravissimo divulgatore di medicina. Garattini è bravissimo, e non ho alcun dubbio.
Massima. Sì, lei quando dice questa cosa, che dal tuo punto di vista è sbagliata e io mi inchino, non lo dice come medico, lo dice come vice ministro della salute, perché appunto, hanno preso... È pericolosissimo, ma questo è pericolosissimo. Professore, io sono molto attento a fare le mie scelte di interlocuzione quando porto qualcuno in televisione o ci scrivo i libri. In questo caso Sileri ha fatto quel discorso perché al governo hanno deciso di non tenere la gente troppo chiusa in casa per vari motivi che possono essere condivisi o meno. Quindi ti prego di sapere che io mi sbaglio come tutti, ma sono molto... No, ma io non sto facendo a te, ma voglio dirti... No, ma nel senso che io... conto della tela per darti un'idea... mia moglie, che ha lavorato così, dice, ma scusa, tu mi hai detto, perché sento delle cose, che se uno ha un contatto si deve fare un tampone entro 3-5 giorni, no? E qui adesso io leggo su Corriere della Sera, che il vice ministro della salute dice no, ma non fatelo prima di 10 giorni, perché no rischiate di avere un responso negativo. Ma mi capisci l'impatto che hanno queste cose? Certo. È tremendo. Vuol dire ammazzare tutto il contact tracing. Infatti ci sono riusciti. Ma ti ringrazio. E guardate cosa sta succedendo in Lombardia. Cos'è successo in Lombardia? Un disastro. Una cosa che spieghiamo nel libro è proprio che certe scelte sono state fatte politicamente e poi è stato chiesto al CTS di validarle, poi ogni tanto scopriamo dopo qualche mese che il CTS era contrario, nei giornali di oggi ci dicono che loro non volevano riaprire le discoteche, non volevano riaprire le piste di sci, però lo dicessero e lo facessero pesare in quel momento in cui la decisione venne presa. Proibito. Allora uno si dimette, però mica deve stare per forza in un posto questo, come... certo. Alessandro, io vi devo salutare, chiedo grazie scusa. Daniele, posso fare un'osservazione? Nel tuo libro lamentavi la mancanza di focus come quello che è stato voluto oggi fare con questo incontro, con questo dibattito, e prima di dare la parola per concludere a Henri Berestichi vorrei leggere un breve passaggio dal libro di Cecchi Paone, che contiene un'introduzione a sua firma, una lunga bellissima intervista al viceministro della salute e un epilogo, una conclusione a firma di Cecchi Paone. Sentiamo ripetere in continuazione che questa terribile pandemia rappresenta un'occasione storica. Ma cosa significa davvero? Semplice. Significa tendere la mano ai più fragili e indifesi. Così facciamo la storia. Quando non cediamo al nostro egoismo e condividiamo, facciamo la storia. Quando all'altruismo non è una ricorrenza ma una pratica quotidiana, ecco che facciamo la storia. Quando decidiamo di studiare, analizzare, provare a comprendere tematiche complesse e non ci fermiamo ai titoli, alla comunicazione superficiale, ecco, stiamo cogliendo l'occasione storica per diventare un paese migliore. Grazie Alessandro, ti lasciamo. Grazie a voi, a presto, ci vediamo in università. A presto, ciao. Vorrei dare la parola a Henri Berestichi. Sì, prego. Grazie, innanzitutto volevo fare una piccola osservazione su varie cose sono state dette durante questa appassionante discussione. Sul fatto che la gente può essere incorretta quando si occupa di materie diverse, vorrei dire che infatti in questo caso anche i specialisti possono essere totalmente in errore. Infatti sono stati molti casi, anche nel Covid, in cui specialisti sono totalmente sbagliato. Io ricordo questa dichiarazione che fu fatta da una decina o dodicina di medici in America, tutti in divisa bianca da medico, con le cose con le insegne da medico, sapete? E hanno fatto questa dichiarazione per spiegare che la politica di Trump era tutta giusta. Cioè, hanno fatto questa dichiarazione da medici per spiegare questo. Una cosa tremenda, e poi anche con argomenti molto che sembravano elaborati, che sembravano seri. Quindi questo si può sbagliare. Infatti, parlando del clima, uno dei più grandi climatoscettici in Francia fu il professore Allègre, Claude Allègre, anche ministro al suo tempo della ricerca.
Todorov è un geofisico, non so se dice così, un geofisico di grande fama, e lui era forse il più grande climatoscettico in Francia. Ma anche parlando del Covid, tornando anche in Francia, si vede questo magnifico professore Raoult, non so se l'avete, un personaggio interessantissimo, un po' da comic book, però un personaggio interessantissimo che fa dichiarazioni stupende, ma lui non è uno che si occupa di un'altra cosa, è un microbiologo che ha fatto delle scoperte molto importanti nel passato sul virus. Quindi voglio dire, la competenza e la capacità di sbagliarsi non ha limite di competenza, di specializzazione. Siamo tutti capaci di sbagliarsi, bisogna essere un po' umili, e bisogna avere questa cosa. Ora, le cose che sono state dette sono molto interessanti, si è parlato molto dei dati in questa discussione, ovviamente si poteva parlare anche di tanti altri aspetti, però l'infodemia è vero che è un problema molto serio che andremo a confrontare sempre di più, quella dell'overloading information, di cui si nascono, come Marina diceva, di cui nascono i fake news, è un problema molto serio e che, secondo la legge di Moore, come sapete, seguirà una legge appunto esponenziale, per cui, come spero di avervi convinto stamattina, siamo poco equipati per capirlo. Dunque, questo che vuol dire? Vuol dire che bisogna produrre nuovi metodi, nuovi approcci. Infatti, su di questo ritengo molto le parole della professoressa Antonietta Mira sul fatto che ci vuole l'innovazione sui dati. Questa è la grande lezione che abbiamo di tutto questo. Con la produzione di questi dati, la capacità sempre più grande di produrre fake news, di inventare storie, di fare filmati che sembrano reali, che sono tutti inventati. Bisognerà sempre avere più metodi, più capacità a nostra disposizione per capirli. Questo che cosa significa? Mi avete capito, bisogna inventare, bisogna fare più matematica in un certo senso. È vero, cioè, l'intelligenza artificiale ha bisogno di svilupparsi, ma anche fondendosi su metodi profondi, nuovi, bisogna di una grande innovazione. Comunque questo era un po' di cose che volevo trarre nella discussione di oggi, che era molto più ricca di quello che ho sintetizzato adesso. Condivido pienamente ringraziare di nuovo gli organizzatori per questa fantastica giornata di scambi, di incontri veri. Condivido pienamente questo richiamo al fare più matematica, anche se un po' di parte ovviamente, però vorrei offrire la par condicio ai filosofi e chiedere al mio coorganizzatore Fabio Minazzi un pensiero conclusivo anche sul lato filosofico, e spero che questa sia stata un'occasione per chiarire a tutti quelli che ci hanno seguito, non per fare ulteriore rumore, come direbbero i matematici e i fisici, ma un po' più di chiarezza, di deontologia scientifica, che, come dice il professor Gatto, e condivido, a volte manca profondamente. Prego Fabio. No, io intanto mi associo nel ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti, perché è stata una giornata intensa ma molto ricca. Solo due osservazioni. Un'osservazione: Covid ci sta abituando a tanti rovesciamenti, a tanti cambiamenti che non ci saremmo aspettati, no? Faccio un esempio minimale. Partito da due studentesse di 12 anni a Torino che hanno chiesto di rientrare in aula, e molti studenti hanno avanzato questa richiesta. Incredibile ma vero, nel senso, gli studenti che chiedono di entrare in aula perché vivono sulla loro pelle la difficoltà della cosiddetta DAT, le lezioni da remoto. E ci sono tanti altri ribaltamenti. Un ribaltamento che si impone è che è una pandemia di portata planetaria, e vediamo l'insufficienza delle risposte che vengono date a livello locale. Dobbiamo avere una strategia globale.
E questo pone un problema che già ci porta nel futuro, perché non c'è una gestione da parte dell'umanità del proprio satellite, della condizione di vita sul nostro pianeta. In secondo luogo c'è un problema che è emerso molto bene stamattina con le due relazioni di apertura, è un pensiero che dobbiamo ripensare proprio il rapporto tra le varie discipline, e questo è un compito che è trasversale, che non riguarda solo la formazione universitaria ma tutta la formazione. E l'ultima osservazione è proprio sulla formazione, perché come ha sottolineato Massarenti è decisivo questo antidoto, il pensiero critico. Però bisogna anche essere informati, e questo è un riferimento all'Italia, ecco, sapere che quello che sta succedendo, quello che è successo negli ultimi anni e negli ultimi decenni a livello della formazione, dalle scuole, una volta si chiamavano elementari, dalle scuole primarie fino all'università, va in direzione esattamente opposta, perché nelle scuole passa un processo formativo di tipo istituzionale, non più educativo. E la stessa cosa abbiamo vissuto anche all'università, lo dico con una formula molto breve, ma il 3 più 2 è spesso uguale a 0. E allora il pensiero critico può essere alimentato solo se noi ripartiamo da un percorso formativo, dalle elementari fino alla formazione universitaria, che metta al centro una formazione critica. Evidentemente questa formazione critica costituisce un problema per il decisore politico, e come è emerso bene dagli esempi che ha fatto l'amico e collega Orecchia. E quindi diciamo che questa riflessione sulla pandemia tra matematica e filosofia ci dà questo compito veramente come educatori di rimettere al centro della nostra formazione un'attitudine al pensare. Noi parliamo con matematici e parliamo con persone che si occupano di filosofia, ma noi sappiamo che il modo di insegnare la matematica nelle scuole e il modo di insegnare la filosofia nelle scuole pialla in genere proprio la dimensione del pensiero. E sono insegnamenti che molto spesso si riducono solo a un aspetto istituzionale, quindi operativo, algoritmico, evirando queste discipline del loro motore, il pensiero scientifico, il pensiero filosofico, che storicamente si sono sempre intrecciati, nella presentazione quotidiana che viene fatta nelle scuole e molto spesso uccide proprio questa componente. Quindi in questo senso la pandemia è anche un'opportunità per riprendere in mano questa dimensione fondamentale. D'altra parte, anche io ringrazio Daniele, perché non l'ha ringraziato nessuno, ma lui è stato il grande promotore di questa iniziativa, lo ringrazio perché abbiamo avviato l'anno scorso un lavoro in tandem tra matematica e filosofia, e in questo siamo un po' legati a quello che già Platone indicava nella sua Accademia: non entri qui chi non sa di matematica, perché la filosofia ha bisogno di imparare da altre discipline, come spero anche le altre discipline abbiano bisogno di una riflessione sul pensiero. Grazie a tutti. Grazie Fabio, condivido quello che hai detto, sì. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che per la loro disponibilità e per il loro contributo di valore a questa tavola rotonda, che è virtuale. Spero che riusciremo a ospitarvi in un'occasione prossima qui presso la RISM, Villa Töplitz, in questa bella sede. Voglio ricordare a tutti, non solo i relatori, anche i partecipanti a questo incontro, che domani ci saranno due sessioni, una della mattina e una al pomeriggio, con un programma dettagliato che trovate sulla pagina web della RISM. Ci saranno un ciclo di seminari tenuti da Armando Massarenti e Antonietta Mira, che toccheranno molte delle tematiche su cui abbiamo discusso oggi. Grazie davvero a tutti.